Si stocca, sapada, insieme.
Dobar dan svima, lijep pozdrav svima prisutnima I svima vama koji nas pratite u prenosu živo. Hajduk sutra o 17.05 igra utakmicu 24. kola HT prve lige protiv Varaždina na Poljudu. Na raspolaganju za vaša pitanja naš trener Paolo Tramecani, kolegica Mirta će vam pomoći u prijevodu s talijanskog na hrvatski. Molim vas samo da se javite za riječ pa možemo početi. Gospodin Tomislav Gabelić je prvi. Buongiorno tutti. Treneru, je li momčad kompletna na koga eventualno ne možete računati sutra? La squadra è completa e forse c'è qualcuno che non posso giocare domani per la condizione di tutto questo Covid. La squadra negli ultimi giorni ha recuperato gli ultimi giocatori che erano ancora fermi e se non ci sono novità nell'ultimo allenamento la squadra si presenterà al completo domani a parte il bomber Dimitri che è ancora fermo per un problema muscolare. Da, dakle, momčad se, dakle, možemo tako reći, oporavlja, međutim, neki još uvijek nisu potpuno spremni za sutrašnju utakmicu. Diamantakos, come detto, da bomber, sì. Dakle, Diamantakos ima još uvijek nekih problema sa mišićem, tako da on vrlo vjerovatno neće biti spreman, ali ono što je važno naglasiti je da je preostao još jedan zadnji trening koji će onda dakle, dati tu konačnu situaciju o tome koji igrači će biti spremni za sutrašnju utakmicu protiv Varaždina na Poljudu. Starta prvenstva primao jako puno golova. Raduje li vas ove zadnje tri utakmice na kojem niste primili gol? I što je tome razlog? Gdje vidite taj napredak u obrani da momčad nije primala golove? Siete contenti con queste ultime partite perché c'era una situazione con Hajduk quando come la squadra ha già avuto tantissimi reti, ma in queste tre ultime partite la difesa ha mostrato che oggi è un livello più alto paragonando con queste partite quando non giocava in un livello così alto e anche quando la Hajduk ha già tantissimi reti o gol. Sono molto soddisfatto di quello che è il lavoro che la squadra sta facendo quando ha la palla agli avversari, il non possesso palla. Ed è chiaro che però questo lavoro poi porta beneficio alla linea difensiva, però è un lavoro che coinvolge tutti i giocatori, quindi tutta la squadra partecipa e sta lavorando molto per aiutare la linea difensiva. Da, jako sam zadovoljan s ovakvim napretkom, pogotovo dakle, u onim trenucima kad lopta nije u nogama Hajduka, odnosno kad je dakle, u nogama protivničke momčadi, što znači da smo jako dobro radili, pogotovo dakle, što se tiče same obrane, ali to naravno nije samo dakle, bilo rješenje obrane, već je to zapravo jedan napredak, cjelokupni napredak momčadi, ne samo ove zadnje linije, to jest obrambene momčadi Hajduka. Obrambene linije Hajduka. Ostajete li s tri igrača u zadnjoj liniji ili planirate tu nekakve promjene iz utakmice u utakmicu? Lui giocherà con questi tre ultimi giocatori nella questa ultima linea o forse sarà qualche cambiamento in questa ultima linea di difesa con questi tre difensori? Sarà importante con l'allenamento di oggi valutare anche quello che è il recupero che hanno avuto i ragazzi perché domani è la terza partita in 7 giorni, soprattutto dopo il Covid è importante capire anche il recupero fisico che avranno i difensori. Recuperiamo Mario dietro e quindi ho un'opportunità in più. Da, naravno, ponovo će o toj formaciji o čemu smo zadnjoj utakmici govorili pokazati ovaj zadnji trening, odnosno sama fizička sprema pojedinih igrača koja će to diktirati, pogotovo u ovoj zadnjoj liniji. Ukoliko sam uspjela razumjeti, Vušković, dakle, on bi trebao biti spreman za sutrašnju utakmicu. Dakle, to je vrlo važno kod te zadnje linije, ali naravno znamo da tu još uvijek ima igrača koji nisu na 100%, što je trener dakle, napomenuo i na početku zbog cijele situacije sa koronavirusom i potpuno oporavkom.
Koje vrijednosti inače cijenite kod igrača, a ne odnose se isključivo na vrijednosti koje prikazuju na terenu igračke, dakle tehnika, taktika i takve, dakle koje karakteristike koje igrač ima, koje najviše cijenite kod igrača? Sono le caratteristiche che i giocatori hanno, ma non solo questa qualità che si mostra sul campo come la tecnica, la tattica, ma forse l'altra valorità che loro hanno, forse come gli umani, come il leader, come posso tradurre questo, che cosa è forse quando qualcuno si, come si dice... istruzione, sì, anche collaborazione con gli altri giocatori sul campo. Ma io penso che collaborazione sia la parola giusta per quello che la squadra nelle ultime partite ha fatto vedere sul campo, cioè dalla panchina e allenandoli tutti i giorni vedo che c'è la voglia di aiutarsi, no? Di fare una corsa in più per il compagno, di fare un sacrificio in più per il compagno, e penso che più dall'aspetto tecnico e tattico questa qualità sia determinante per noi. Da, dakle, suradnja je po njemu ona prava i ključna riječ za sve ono dobro što se radi na terenu. U stvari, volja za međusobnom suradnjom, za pomaganjem i za međusobnom požrtvovnošću je ono što ga najviše veseli u svemu ovome i što bi posebno istaknuo kao nekakve ljudske kvalitete igrača, uz naravno one koje su, dakle, ostale važne na terenu, koje kolega spomenuo, a to su tehnika i sama taktika igračka na terenu. Brine li trenera to što nije uspio, što momčad nije uspjela slomiti otpor četvoroligaša Zagreba, iako je bez pomoći ovih najkvalitetnijih igrača, ipak je trebalo dati pravu snagu momčad i one najbolje na teren da bi se slomio i takav otpor. Odnosno, šta mu to govori o igračima koji vjerojatno žele minutažu, a to baš nisu pokazali na terenu u prvom poluvremenu utakmice u Zagrebu. Siete preoccupati con questa gara secca con Zagreb quando si poteva giocare con questi calciatori più bravi e forse che non si, come ha detto la collega, che non si poteva vincere con questi giocatori che forse non ci sono negli primi undici, che bisognava giocare con questi come Alex, come Fossati, come Livaia per vincere una squadra che gioca in quattro divisione come c'era Zagreb. Noi non abbiamo una squadra A, una squadra B, non ho 11 giocatori bravi e gli altri scarsi. Per me i miei giocatori sono tutti bravi, poi io devo sceglierne 11 su 25, quindi... La scelta poi è la mia ed è giusto che sia responsabile di mandare in campo magari gli 11 migliori del momento per giocare contro determinati avversari. Da, pa nezgodno mu je to sad podijeliti na to kako ste vi, dakle, rekli najboljih onih 11 i ovih drugih koji možda nisu u prvom planu. Zbog toga što su za njega u tom trenutku na teren izašli po njegovom izboru oni koji su za njega u tom trenutku bili i spremni i oni koji su za njega bili najboljih 11, nije, dakle, spominjao ovdje imena. Kao što ste čuli. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje, Mari Maljković. Buongiorno mister, buongiorno Mirta. Varaždin je puno opasniji nego što to pogled na tablicu govori. Dobili su Hajduk 4-2 prije zimske pauze, vodili su Osijek 2-0 na poluvremenu. Neće baš biti lak zalogaj. E non sarà facile questa partita domani perché Varaždin è una squadra che è più pericolosa, come mostra questa situazione adesso in questo campionato croato, perché nella questa partita scorsa loro hanno vinto Hajduk con 4-2 e anche Osijek con 2-0. E così questo mostra qualcosa che non è una squadra, cioè una equipa che non è pericolosa. 12 dicembre, sono 2 mesi e mezzo fa, abbiamo giocato contro di loro e loro sono stati più bravi. Faccio un passo indietro, 16 giugno del 2020, qui al Pollard abbiamo preso 3 gol da loro. È chiaro che sono cambiate le squadre, cambiano allenatori, ma il Varaždin rimane una squadra assolutamente forte, rispettabile, che gioca un buon calcio. Calcio tecnico, un calcio fatto di ripartenze, quindi noi, per noi domani... giochiamo contro il Varaždin, non giochiamo contro la classifica del Varaždin, non guardiamo mai
quanti punti ha l'avversario quando li affrontiamo, perché cerchiamo di preparare veramente nel modo migliore ogni gara. Da, pa evo svi znate dakle za tu situaciju, naravno 20. prosinca, prošlo je već 2,5 mjeseca od te utakmice, naravno to nije momčad koju treba pocijeniti, oni su jako, dakle dobri su, odlična ekipa, odlično tehnički potkovani, brzi u toj tranziciji, jaki su i definitivno dakle ne smije ih se pocijeniti ovoj utakmici, odnosno trener kaže da će Hajduk dati zapravo sve najbolje i najviše od sebe u toj sutrašnjoj utakmici da bi osvojili 3 boda. S ta 3 boda Hajduk bi uhvatio Rijeku na 4. mjestu, ali da bi se tu i zadržalo treba pobjeđivati doma, za sad samo 11 bodova u 10 domaćih utakmica. Vjerojatno je želja da se to popravi u nastavku sezone. E adesso per avere una gara contro Rijeka per questa quarta posizione si bisogna anche vincere a casa, e in questo momento ci sono 11 punti con 10 partite che si giocava a Poljude. In questo momento l'Hajduk bisogna mostrare qualcosa di più, una forza di più per vincere a casa. Sì, è vero, noi abbiamo vinto le ultime 3 partite, ma le abbiamo vinte effettivamente fuori casa. In casa stiamo avendo delle difficoltà, in casa non abbiamo, secondo me, quella tranquillità, quella serenità che dobbiamo cercare di trovare. Dobbiamo affrontare anche quelle che eventualmente sono le nostre fragilità o le nostre paure quando giochiamo nel nostro stadio. Dobbiamo farlo il più presto possibile, perché il nostro stadio è casa nostra e quindi dobbiamo fare uno step in avanti per cercare di far sì che le nostre partite in casa abbiano un senso diverso rispetto a quelle che abbiamo fatto sino a questo momento. Pa da, to je istina, dakle imaju dakle problema na domaćem terenu. U 3 zadnje utakmice Hajduk je dakle isključivo pobjeđivao na gostujućem terenu. Kod kuće još uvijek nemaju tu potrebnu mirnoću i tu stabilnost koju imaju na gostujućim terenima. Na tome naravno treba raditi, to su još uvijek slabi, osjećaju se tu nekakve slabe točke i ta krhkost zapravo Hajduka, ali kao što trener naglašava, imaju ogroman respekt prema domaćem terenu, posebice prema Poljudu, i u budućim utakmicama naravno raditi će na tome da kod kuće igraju onako kako trebaju igrati. Hvala, sljedeće pitanje, Jurica Radić. Dobar dan, pozdrav svima. Pozdrav treneru Mirti i našem Boži. Pričamo o Varaždinu kao jednoj ozbiljnoj ekipi, to je istina, međutim taj Varaždin u gostima ima u zadnjih 6 utakmica 1 postignut pogodak, ima 1 pobjedu, 1 remiz, znači ima 4 boda od mogućih 18 u gostima. Je li Hajduk ipak veliki favorit i sve osim jedne sigurne pobjede Hajduka, bi li to zaista predstavljalo jedno veliko iznenađenje? Sì, questo è tutto vero, che Varaždin è una squadra che è seria e tutto questo, che loro sono bravi, ma fuori casa loro già hanno scorso solo un rete e non sono bravi così fuori casa come sono a casa, e forse in questa situazione tutto questo senza la vinto sarà una grande sorpresa per Hajduk e per i loro tifosi in questo momento. Ma io penso che sia normale, no? Pensare, ed è giusto che anche voi lo pensiate come tifosi, e rispetto quello che è il pensiero, che dopo aver magari ottenuto dei buoni risultati fuori casa si debba vincere a tutti i costi. Io vi rispondo per quello che è il mio ruolo, il mio sentimento, e di questo mi prendo la responsabilità. Che cosa voglio dirvi? Che ci prepariamo e faremo veramente di tutto per poter vincere, pur sapendo che in casa, come dicevo prima, delle difficoltà in questo campionato le abbiamo avute, ma non dobbiamo avere, secondo me faremmo uno sbaglio ad avere la pressione di dover per forza affrontare le gare per vincere. Noi dobbiamo affrontare le gare sapendo che le dobbiamo preparare bene, dobbiamo arrivare pronti alla partita, dobbiamo cercare di giocare un buon calcio, e che tutto questo ci possa portare a vincere le partite.
Pa da, to je njegov zapravo osobni utisak o tome, ovome svemu što je rekao o Varaždinu, ali neće sada ovdje naravno davati velika obećanja, unaprijed nekakva obećanja o samoj utakmici. Rekao je sam da će igrati i pokazati najbolji nogomet, dakle ono najbolje što znaju, da će o sebe na terenu, igrati će najbolje što mogu, a naravno onda će se vidjeti kakav će vezano uz to doći rezultat. Ali ne bi, dakle ono što sam ja shvatila, ne bi želio sada ovdje izlaziti s nekakvim velikim najavama. Hvala, sljedeće pitanje. Imamo li još pitanja? Marin Marković. Marin. Treneru, hoće li tko od mlađih biti u kadru za ovu utakmicu, s obzirom da imaju i juniori svoju danas i B momčad isto važnu utakmicu u nedjelju? Forse c'è qualcuno di questi giovani, sarà l'opportunità di giocare domani, perché oggi questa squadra B e questi giovani anche avevano una gara oggi. Ma ho già avuto modo di dirlo, a me piace molto lavorare con i giovani. Credo che un club come il nostro, per tradizione, debba continuare a credere a lavorare con i giovani. Aggiungo anche che il giovane ha bisogno di tempo, ha bisogno di crescere, ha bisogno di migliorare, ha bisogno di poter sbagliare, ecco. Ed è chiaro che, tornando al discorso che abbiamo fatto prima sull'importanza di determinate gare, non voglio rischiare un giovane. Io sono convinto che ci sarà il tempo per far sì che i giovani giochino, con me sono convinto anche tante partite. Però è giusto che li accompagniamo, no? E non mi piace far giocare un giovane per dire di averlo fatto giocare, mi piace poco questa cosa, mi piace poterlo allenare, farlo crescere e far sì che poi sia veramente pronto per iniziare a giocare, magari con continuità. Da, evo, shvatili ste trenera, dakle ukratko što je rekao, ne želi ništa zapravo forsirati za određene utakmice, želi dati vremena i vidjeti na trenizima kako će se pojedini mladi igrači razvijati, što će pokazivati, kakve kvalitete, i u skladu sa svim tim im davati zapravo šansu na nekakvim utakmicama prve momčadi da sami zaigraju, a ne želi unaprijed, dakle, ništa određivati, nego kako koji od njih pojedinac bude stasao, tako će eventualno u skladu s tim dobivati naravno šansu da zaigra i sa prvom momčadi. Imamo li još pitanja? Slavene? Nema. Hvala vam lijepa, hvala treneru, hvala Mirti. Vidimo se sutra na utakmici. Čvedijamo.